Ed eccoci qua in live, benvenuti! Benvenuti a tutti, vecchierocci, qua il microfono funziona, devo sempre tenerlo d'occhio perché giustamente abbiamo un po' di problemi. Abbiamo avuto un po' di problemi stamattina con il microfono. Intanto Kakà mi ha contribuito con un totale di 360 punti. State tutti spingendo su. Senti che aria fresca, Sandra, che è la nuova sfida del canale, ci permetterà di portare in onda una live IRL. Assolutamente, non so neanche se la farò da solo, inviterò qualcuno, non lo so. So più o meno il posto, ma adesso devo un attimo studiarmela bene. Ragazzi, come avrete letto dal titolo, Dead Space è il gioco di stasera, perché è stato sicuramente letto e ho fatto delle ricerche, ovviamente, attraverso Google, attraverso i motori di ricerca, attraverso delle riviste specializzate in queste cose, e nella classifica, non al primo posto, diciamo al terzo posto, c'era Dead Space, che è un titolo che avrei sempre voluto giocare. Ho sempre voluto giocare, ma non ho mai avuto la possibilità di giocarlo, un po' per timore, perché non ho avuto proprio i coglioni di dire metto lì a giocarlo. E quindi niente, ho detto proviamo a portare Dead Space, che sarà uno spettatore più silenzioso del solito perché dovrò godermi le sue facce, mi perdoni. Kakami, vada tranquillo, spero di regalarle il meglio. Tenete pronta la sezione clip perché sicuramente ci sarà da ridere. Io ho un po' timore di questo gioco, ve ne parlerò più avanti, tenterò durante i video di parlare il meno possibile, che detta da me è un po' una cosa un po' strana, però va bene. Vi do solamente qualche informazione, io non l'ho provato, l'ho acceso visto che funzionava, ma non l'ho provato, lo provo in diretta con voi, spero che funzioni perché diventerà una serie molto probabilmente, sono 7 giga, ci vorranno un po' di episodi, però insomma se vedo che prende, che può piacervi, la portiamo avanti insieme, mi farebbe molto molto piacere ragazzi. E tra l'altro vabbè, fatemi ringraziare Kakami appunto e la Vale che sono stati quelli che hanno spinto di più su questa sfida. Poi vabbè, dovrei ringraziare Manu, dovrei ringraziare Tumpai che anche nel suo piccolo ha contribuito comunque alla riuscita di questa sfida. 21.04, partiamo. Allora, ragazzi, intanto vedo un attimo se il gioco è stato preso qua. Vediamo. No, ho sbagliato qui. Transazione. Ok, la mettiamo qui sotto. Vediamo se funziona. L'audio qua funziona. Ma il gioco. Ok, calma, calma, calma. Arriviamo subito. Allora. Nel frattempo, vi intrattengo. Perché? Perché tecnicamente qua io ho usato OBS stasera, che insomma si è comportato molto bene OBS, devo ammetterlo. No, qua no. E quindi ho detto, beh, ascoltate, provo a portare direttamente OBS senza star lì a impazzire con Streamlabs, che tecnicamente dovrebbe essere un po' più facile da utilizzare. Non è sempre così. Allora, sapete cosa facciamo? Facciamo così. Così intanto molto incisti, tento di portare a termine questa piccola impostazione. E il gioco qua funziona sul computer. Devo solamente visualizzarlo. Datemi solamente un attimo. Allora, contenuto, facciamo che questo lo togliamo. E proviamo a fare un cattura gioco velocissimo dove facciamo cattura qualsiasi schermata, qualsiasi gioco a schermo intero. Vediamo cosa succede. Ok, ho visto il pro. Ok, ragazzi, funziona, ma devo giustamente fare una cosa. Allora, dov'è? Contenuto qua, il cattura gioco lo mettiamo qui. Purtroppo i primi episodi. Ah, me lo visualizza così, però. Vabbè, vabbè. Lo manteniamo così. Poi vedo magari in futuro di cambiarlo. Spero che vi possa andare bene. E il problema, ragazzi, è che vorrei mantenere la chat qua sullo schermo, così riesco a leggerla. Se no, mi tocca leggerla dal cellulare. Che non sarebbe neanche un problema, diciamocelo. Vediamo di passare qua. 3, 2, 1. Ah, mi sposta la. Vabbè. Sì, funziona. Fatemi sapere se l'audio è. Cioè, si sente tutto. Prima di riniziare, ragazzi, faccio. No, devo trovare il modo di incastrare solamente OBS. Perché OBS? A meno che non tengo la chat così. Vediamo cosa succede. Niente, terrò così, sperando che vada. Fatemi sapere, ragazzi. Io inizio.
La sto facendo sotto, sì. Anzi, sapete cosa faccio? Poi dopo partiamo, ve lo prometto. Controllo solamente qua che stia andando. La sto facendo sotto, sì. Anzi, sapete cosa faccio? Opzioni, dai. Ok, qua sta andando molto molto bene. L'audio però mi servirebbe. Volume musica, volume. Sottotitoli, sì. Surround, surround, provo autoparlante. Oddio. Ok. Mi va bene, mi va bene. Abbasso solo. No, voce può. Ok. Ah, però aspettate, oh, sottotitoli. No, sottotitoli mi devi mettere sì. Ah, beh, devo confermare. Facciamo solamente 3 punti in meno. Qua mettiamo surround. Non so come fare accetta. Cioè, fate. Continua. Testa tutti, vai. Qua va bene, frontale e sinistro, perfetto. Perfetto. Perfetto, ok. Ah, perché devo muovermi col mouse in alcuni momenti, va bene. Fate vedere se è tutto confermato. Sì. Però la musica. No, perché sto diventando su. Ma aspettate, forse può essere anche che le cuffie. Ok, si parte ragazzi. Fine. Tenetemi informato se c'è qualche problema tecnico. Spero di no perché non ho OBS sotto. Media, non ho mai giocato un Dead Space, devo assorbirmelo per bene. Mi dispiace magari perché non l'ho sponsorizzato tanto, ma è la sfida della community questa, quindi ho detto porto un gioco che è effettivamente un po' vecchiotto. Però, insomma, tutti a portare magari giochi moderni come Fall Guys, Grand Theft Auto 5, DBD stanno portando. Cosa stanno portando? The Witcher. E io che porto? Porto Dead Space, il primo. Cioè, un tuffo veramente nel passato. Buona visione. Se riesco dopo metterò a tutto schermo. Isaac, sono io. Vorrei poter parlare con te. Mi dispiace. Mi dispiace per tutto quanto. Vorrei poter parlare con qualcuno. Quei mazzatopetti. Non riesco ancora a crederci. È strano. Cosa così piccola. Vabbè, graficamente mi Quante volte ricorda hai un guardato po' quel i primi messaggio? Halo, Deve che non ho mancare poco. giocato. Non preoccuparti, ci siamo quasi. Dovresti riuscire a incontrarla subito una volta a bordo. Scommetto che voi due avrete parecchie cose da Ah, lui dire. è Isaac. Molto bene, gente, ci siamo. Sincronizzazione dell'orbita. Quanto casino per quel pezzo di roccia. L'estrazione spaziale è un'attività redditizia, Miss Daniels. Aspettate che faccio. O se ci riesco adesso faccio il numero. Visuali forse. Schermo intero. Sì. Ah, però qua. Vai che l'alziamo al massimo. Proviamo. Proviamo. Non so cosa succederà, eh. Ci proviamo. Accetta. Oh! Sì. Mi è sparito però, mi è sparito. No, mi è sparito, ma dai. No, 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 no. Mi è sparito, ragazzi, Twitch. Un attimo solo che lo rimetto qua. Perfetto. Ah, io guardate, rimetto anche OBS, faccio questa prova giusto per vedere se. Prossima volta sarò un po' più organizzato. Oh, ce l'ho fatta con tutto, In base al perfetto. rapporto del prospettore, Aegis 7 è una miniera d'oro. Con
cobalto, silicio, osmio. Sono fatta con tutto, perfetto. Allora, dov'è? Eccola là. Confermo il contatto visivo. Così quella è la Ishimura. La USG Ishimura. Il miglior planet cracker della sua classe. E sembra che si siano già messi al lavoro. Perché è buio? Non c'è illuminazione. Colori, cioè, ovviamente è il 2008, ma la qualità grafica è sparata al massimo e sto giocando al computer, quindi sono contentissimo di questa cosa qua. Supporto emergenze della USG Kellion in risposta alla richiesta di soccorso. Rispondete, Ishimura. Se non c'è energia, va potenziato il segnale. Sì, certo. Potenzi il segnale. Di più. Mai sentito di un blackout totale delle comunicazioni su una di quelle cose? 1000 persone a bordo e nessuno che riesca a trasmettere. E questo cos'è? Un'avaria al sistema di trasmissione, come ipotizzato. No, ragazzi, c'ho il la telecamera si guida col touch della Play. No, adesso anche con... Avete sentito la signora? Vediamo che c'è da sistemare. Ma col touch, ma è bellissimo la telecamera col touch. Ma che cosa? Signore, l'attracco! Che c'è? Urteremo lo scafo! Attivare gli scudi! Il loro radiofaro è danneggiato! Merda. Procedura manuale, ora! Dentro il campo magnetico! Sei impazzito! Fa annullare! No, possiamo farcela! Caporale, le ho dato un ordine! Siamo morti, in poche parole! Dovevo chiamare questa live Benvenuti all'inferno. State tutti bene? Cosa? Cosa diavolo credevi di fare? Volevi ammazzarci tutti? Ho appena salvato il culo a tutti, Miss Daniels. Interrompendo le operazioni a quella velocità e distanza, ci saremmo schiantati sul fianco della Ishimura. Ora diamoci una calmata. Caporale, rapporto. Non ricevo dati dal propulsore di babordo. Abbiamo perso comunicazioni e pilota automatico. Ci vorrà un po' per sistemare. Va bene. Tutto. Ecco vediamo come. Almeno abbiamo visto Isaac senza casco. Almeno. Stai fermo, Isaac. Sincronizzo i rig di tutti con la nave. Ok, siamo a posto. Bellissimo. Verifica la spina dorsale illuminata sarà la vita. Molto bene. Qualcosa so di questo. Abbiamo un lavoro da fare. Andiamo. Madonna, che ghigno. Incredibile. Ma sta girando così o posso anch'io fare qualcosa? Ok. Obiettivo raggiunto, non è che io abbia fatto molto. Cammina, guarda, corri. Scusate, però devo vedere come correre, perché... Ah, l'inventario, quindi se mappa. Bellino. Segui la squadra. Ah beh, il famoso messaggio. Ok. Devo solo capire come correre però, perché... Ah, bella, 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 bella. Aspettate che do un occhio. Non credo ci sia dell'esplorazione così... così impegnativa magari come un The Last... come non in un The Last of Us. Scusate, nelle opzioni ci sono i comandi. Stai portando Dead Space, rispetto assoluto, non l'ho mai giocato. Ultras è del gioco che è stato scelto dalla community, un gioco pieno di jumpscare, mi hanno detto. Non l'ho mai giocato perché mi sono sempre cagato addosso. Se vi va, ragazzi, può piacere, lo porto come serie, perché io avevo sempre questa, ho sempre avuto questa fissa, l'ho trovato a 6 euro per il PC, ho detto lo porto. Però devo rivedere i comandi un attimo. Comandi di base, mi serviva un attimo... Lo scatto com'è maiuscolo? Ah beh, ma perché me lo mette così? Non ho fa... Ah vabbè, ma mi dai i comandi? Vabbè. Ho perso il propulsore. Incredibile. Ah, è così. Perfetto. Tu il Trust l'hai giocato? Obiettivo completato, perfetto. Ci sia più energia. Apri la porta dell'hangar. Vieni qui e fai una derivazione.
Proprio lì da lei? Va bene, caporale. Usa gli interruttori, apri, sbloccato e blocco, perfetto. Quindi io trovo questo qua che è sbloccato, faccio a aprire. Sì. Ciao Manu! Tu Manu l'hai giocato Dead Space? È il gioco che è stato scelto grazie alla sfida della community, lo ricordo. Jumpscariamo un po'. Qua raccogli. Ah, allora un po' di esplorazione c'è. Com'è che ho fatto prima a vedere? Vabbè. Sembra che se ne siano andati in fretta e furia. Dovrebbe esserci un addetto alla sicurezza qui. Sì, beh, non c'è. Non c'è nessuno qui. Non rilevo alcuna trasmissione. La console di sicurezza è attiva. Isaac, collegati e vedi cosa riesci a scoprire. Kendra, riattiva quell'ascensore. Perfetto. Non c'è energia, non posso. Allora reindirizza la dannata energia. Ascoltate, se cooperiamo ce la faremo senza problemi. Allora qua è bloccato, blocco. Attivo lo schermo di quel computer, Isaac. Va bene. Allora, usa il localizzatore per trovare il prossimo obiettivo. Premi RS, schermata mappa, schermata obiettivi e continua. Quindi, ovviamente facendo così, vabbè, vedo la mappa. Vedo, qua dobbiamo attivare la console di sicurezza, aprire. Però volevo vedere un attimo, fate vedere. Facendo così è la mappa. Perché devo un attimo memorizzare i tasti. Anche questa è telecamera. Sto usando il touch per... Sto giocando col joypad della Play. E il touch sarebbe la telecamera. Cioè se io giro a destra col touch... bellissimo. Caricare il rapporto danni, sì. Non va affatto bene. Ha subito moltissimi danni. Il sistema di trasporto è spento. Qua c'è un blocco. Ok. L'aria è tornata a circolare. È già qualcosa. Che cosa è stato? No, già subito no, Il sistema di quarantena automatico deve essere scattato quando sono ripartiti i filtri. Calmiamoci su. Quarantena, anche qua. Non lo so. Che succede? Non lo so, c'è qualcosa. No, io mi sto già cagando addosso, ma è possibile. Mio Dio, fuoco, fuoco. Non ho le armi. Dai, ecco. Aspetta, vieni subito via da lì. Le porte sono aperte, corri. Non c'ho neanche una luce, niente. Ah, così. Ma che cazzo stai dicendo? Datemi un'arma. No, ragazzi. Apri, apri. Porco zingaro. Ma porca puttana. Che cazzo mi avete fatto portare? Bellino, dai, bellino. Sto già sudando. Notate il mio colore. E non è il faretto, eh. No, vabbè, c'è anche il faretto, però. Parte gli scherzi, ragazzi. Devo sistemare l'audio perché ce l'ho sparato un po' troppo. Vorrei sapere a quanto equivale questo setting. Però va bene, facciamo accetta. No. Col mouse, comunque, la sensibilità mouse fa cagare. Fortuna che... vabbè. No, anche se non avevo armi, cazzo faccio. Un po' abbassato perché, cioè, sto urlando e... Tutti morti? Va bene. Voglio vedere com'è quest'arma. Ricarica sarebbe questo più, eh? Non se la sta cavando bene, di là. Andiamo a vedere subito. Ma sbaglio? O dovrebbe esserci una...
sbaglio dovrebbe esserci una specie di torcia, qualcosa. Qua è blocco. Allora, pugno e calcio. Me li ricorderò. Ok. Vediamo se riusciamo a tornare su. Forse può essere. No. Takariki è distrutto. Terribile. Luca, gli consiglio alcuni alieni per ucciderli. Devi sparargli agli arti. Ah, li butto a terra, quindi. Va bene. Sarà fatto. Aspettate. Allora. Qua un med. Qua però potrei usarlo, dai. Seleziona, usa. E torniamo a capo. Ok, perché comunque mi ha colpito. Zoom. No. No, ho sbagliato. È perché ho i controlli dell'Xbox. È quello. Allora, così allontano. Quindi così. Mettiti in salvo. Devo capire dove devo andare. Un attimo solo. Ho preso tutto. In cuffia è orribile. Cioè, ragazzi, è orribile nel senso. È un terrore assurdo. Proviamo a tornare su di qua. Cosa mi dice qua? E coglioni, devo capire però come fare. Perché se no. Ma io non vedo niente. Ma io posso saltare, posso no? Ok ragazzi, fatemi controllare un attimo la mappa. Inventario niente. Zoom più, zoom meno mi serve, quindi vedere un attimo. Mettiti in salvo, è un po' vago come. C'è una porta, dice, azzurra qua. Probabilmente devo fare qualcosa qui, qui attorno. Cos'ha il montacarichi? Perché non va? Carico massimo. È le voci sono veramente orribili. Nel senso, fanno veramente. Mettono veramente inquietudine. Devo trovare un posto sicuro, un posto dove nascondermi. Ma perché non posso attaccare? Ma perché? Cos'è questo? Mappa, vediamo. Dovrebbe essere questo il posto, eh. Se guardo così. Ho sentito qualcosa. Qua niente perché c'è il blocco, ma sta a vedere se no. Ma vaffanculo a me. Stai alla larga, stai alla larga. Le gambe, le gambe. Non so se ho mirato alle gambe, devo essere sincero. Raccogli. Cosa ho raccolto esattamente? Fatemi vedere. Nel menu. Munizioni, seleziona. Ah no, perché mi. Ok, ricarico così. Mi dispiace per il nostro amico qua che stava urlando, ma non avevo capito bene cosa dovevo fare. Perdonatemi. Ok. È buissimo qui. Cioè. Fortuna che ho la grafica veramente pompata al massimo. Ho solo 6 colpi.
Che adesso è al massimo perché l'ho appena fatto, quindi va benissimo così. Sono Benson, ascoltatemi tutti. Si spostano attraverso i condotti della nave. State lontano da... Attenzione! Indietro! Indietro! No, mi spiace un sacco, che brutta fine. Scheda da... Isaac! Isaac! Mio Dio, non riesco a credere che sia vivo. Isaac, ne abbiamo incontrati altri venendo qui. Tu stai bene? Altri? Cosa sono quegli orrori? È l'equipaggio! Parla piano. Qualsiasi cosa siano, non sono amici. E metà delle porte della nave sono bloccate per la quarantena. Ah, bello, bello, bello. Ora dobbiamo raggiungere il ponte, ma prima dovremo riparare il sistema di trasporto. Tu sei matto, Hammond. Ci farai ammazzare tutti. Se mi ascolti, ti porterò fuori da qui sana e salva. Qual è il problema con il trasporto? La scheda è andata, ma dovrebbe essere... Scheda dati necessaria. ...centro manutenzione. Però c'è anche un trasporto in avaria che blocca il tunnel. Lo dovremo riparare. Dannazione, tutto nel settore bloccato dalla quarantena. Non possiamo arrivarci da qui. Noi no. Ma tu puoi, Isaac. Ecco. Ascolta, se arrivo al ponte avrò accesso a tutti i file del personale. Ripara la vettura e ti aiuterò a trovare Nicole. Ok, avevo visto. Mando rapido, cambio obiettivo. Perfetto. Quindi, dalla mappa guardiamo qua. Quindi avremo un obiettivo qua. Stavo pensando di portare un video racconto sulla lore di Five Nights at Freddy. Non so bene se come si... cioè, ti dico, nei giochi che avrei dovuto scegliere, nella classifica dei giochi che avrei dovuto scegliere per i jumpscare c'era anche Five Nights, ma non mi ispira molto. Però, se tu ci hai giocato e dici che può essere un buon titolo, assolutamente. Sostituisci il trasporto danneggiato, perfetto. Ok, ruota, zoom e percorsi, perfetto. Tra l'altro, se io clicco qua mi dice dove devo andare, perché sennò ci perdiamo. Continua, ok. Volevo visitare un attimo... Vabbè, qua non riapro, che ci è andato un po' da panico. Volevo visitare qua, qua scheda dati necessaria. Line il sistema. Qua c'è qualcos'altro, proviamo. Qua non è da dove siamo arrivati. Magari mi sbaglio. No, ok, qua no. Via vai, porco zingaro. Ma stammi alla larga proprio. Alle gambe secondo il consiglio di Ultra. Se mi attaccano in due è finita. Cioè, li hai giocati tutti? Sister Location cos'è? Un DLC tipo? Ma qua c'era qualcosa. Energia al plasma. Vabbè. Vabbè, un colpo. Munizioni. No, ho sbagliato. Munizioni ce ne sono veramente poche. Questo cos'è? Ah, salva partita, dai. Bella. In realtà è meglio prendere il medikit medio anche. No, teniamolo e salviamo qua. Ovviamente sovrascrivendo. Sovrascrivere? Sì. Là. Però io devo sempre andare di là. È vero che... Ah, blocco. Va bene, va bene. Cos'è? Audio. Allora, Benson, sezione trasporti. Forse abbiamo capito come fare. Smith ne ha ucciso uno. Non serve colpirli al corpo. Bisogna staccare gli arti con una lama o qualcosa del... Vacca Ultras, avevi ragione allora. Grande. Però dice gli arti, non dice inferiori o superiori. Qua secondo me è da dove siamo arrivati. Farò una brutta fine in sto gioco io. Ok, stiamo andando nella... Fai attenzione, Isaac. Sembra che colpirli al corpo non serva a nulla. Mira gli arti, devi smembrarli. Questo dovrebbe funzionare. Allora, sì.
Grazie. Allora, gli avversari, smembra gli avversari per ucciderli e per rallentarli. Ragazzi, cioè, me la sto facendo. Questi crediti vorrei capire, magari per i potenziamenti, dopo, non lo so. Stai calmo. Cosa ho preso? Ma stai scherzando? Sembra che quella porta sia in avaria, Isaac. Prova a usare il modulo di stasi che hai appena preso. D'accordo, ok. Questa è una bellissima meccanica, molto bella. L'audio è pazzesco, ragazzi, è pazzesco. Questa pack di stasi è probabilmente una ricarica. Ripristina energia di stasi. Ok, devo capire cosa. Ah, armi, ecco cos'è. Allora, qua abbiamo Medikit, va bene. E energia al plasma, che va bene. Salva partita. Grazie a Dio, ce ne sono tanti questi posti qua. Sovrascriviamo. Non sento il bisogno di usare un altro slot di salvataggio. Cioè, per essere il 2008, graficamente mi piace. Ringrazio intanto il trust. Ti ringrazio dopo, Ultras, perché sembra che... Oh, 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 oh. Puoi usare il modulo di stasi con il meccanismo di quel braccio. Posso rallentare anche i nemici, però con... Allora, prima di attivarlo... Fatemi fare una cosa, perché... Okay, la luce qua è tornata... Magicamente. Faccio un blocco. L'unica cosa per ora che non mi convince molto è la mappa. L'avrei fatta diversamente, però vabbè. Tara. Carica stasi, vabbè, non posso usarla perché ho la stasi al massimo. Probabilmente devo attivarlo anche qua. Qua cos'è? Ricarica stasi. Qua. Allora, la vettura 8 è fuori uso. Siamo riusciti a portarla al centro manutenzione, ma qui il caricatore è fuso. Mi serve un modulo di stasi, subito. Se non togliamo questo rottame dal tracciato, bloccherà l'intero sistema. Ok. Però c'era un altro. Ecco qua, un altro pannello da attivare. Attivare, vai. Sto prendendo Titanfall 3. Beh, beh. No, è il 2. Ah, ok, ok. Beh, complimenti. Avevo visto questo. La versione online da Tumpai. Non è male. Peccato per l'idea dei robottoni, che non è il mio genere preferito, però Titanfall 2, bravo! Tanta roba, ehi, ehi. Ti prego, muori. Ah, porco zingaro! Non mi ricordavo come si... Allora, intanto ricarichiamo. Non mi ricordavo, ragazzi, come si... calciava. Madonna. Cos'è che dice collegare manualmente le chiusure per avviare le riparazioni? Prima di continuare devo ricaricarmi.
Questo è medio, lo teniamo per le situazioni un po' più in peste. Aspettate che facciamo così. Missione. Allora, un trasporto in avaria sembra che sia stato già portato al centro di riparazione, ma che nessuno l'abbia tolto dai binari. Perfetto. Con gli alieni, se vedi che non vanno giù con un colpo alla testa, allora... Ah, perché sai cosa, Ultras? Ho puntato subito agli arti. Il tuo consiglio mi è sembrato comunque molto valido, partendo da questo. Magari provo con i prossimi, collegare manualmente le chiusure. Ok. Chiusura attivata, chiusura disattivata. Ah, forse ho capito. Ho capito. Vai. E vai. Ho giocato a Dead Space. Ah, grande, Ucas, grandissimo. Mi era sfuggito questo particolare. Pensavo fossi un fan della serie. Però domanda proprio di quelle importanti. L'hai giocato su Play 3 o Xbox 360? Isaac, ce l'hai fatta. Okay. Quella vettura bloccava l'intero sistema. Quando il computer sarà online, potrai chiamare il trasporto dalla sala comando. Meglio muoversi. Qualcosa si sta muovendo qui intorno. Ecco. PC. Ah! Non so perché l'avevo escluso. Pensavo che la versione PC fosse arrivata qualche anno dopo. Però ragazzi, scusate, io sto urlando, ma ho un problema con l'audio, con gli effetti. Aspettate che... Ok. Faccio accetta. Madonna, il mouse. Con quale... Cosa me lo dice? Ah, anche Xbox. Tacci tua. Sostituzione vettura completata. Allora, intanto mi ricarico qua di stasi. Mannaggia a me che stavo parlando. Riparazione trasporto, ok. Possiamo andare? No, perché... Ma tecnicamente potrei anche curarmi, visto che un altro medikit, ma... Ho preso un infarto anch'io, ma... Stavo parlando e... Che cazzo? Infatti so che c'è Kakami con la sezione clip pronta. Ragazzi, moriremo di infarto parecchie volte, ve lo dico. Aspettiamo a usare ancora il medikit. Magari ne troviamo uno più piccolo. Trova la scheda per il computer, allora... Fortuna che c'è questo sistema, perché sennò ci si perderebbe molto molto facilmente. Ti ho sentito, merda, verrai fuori da dove? Io scappo. Ce l'ho dietro! Ah! Maledetto. Ma no, adesso per esempio il medikit per forza di cose devo usarlo. Perché sennò... Qua sembra quasi una zona d'arena. Spara agli arti. Peggio ancora, spara agli altri. Ma guarda. Ma perché non muori? Ah! Ma stammi alla larga. No, anche ricaricare no. Ah!
Aspetta, voglio vedere una cosa. Come si calcia? No, no, non so come pestare. Fermi. Non so come pestare gli avversari. Devo controllare i comandi. Che adesso devo beccarli perché modalità no, di base, dai. Pugno. Pugno. Calcio. Calcio spazio. Fatemi vedere se riesco. La stasi è finita. Come? Oh, ho capito come. Ah, sparagliarti. Ultras, ti assicuro che ho tentato di sparare agli arti, ma in questi momenti c'è... intanto qua abbiamo un po' di munizioni. È molto difficile perché bisogna un attimo gestire più che altro l'ansia. Devi ancora trovare la scheda per il computer. Vaffanculo, sono appena stato attaccato. Un attimo. Ok. No, non volevo far questo. Volevo fare... Ok. Apriamo qua. Madonna che ansia, madonna. Andiamo avanti. Isaac, sono entrata nel sistema di sicurezza del ponte. Non è stato facile, ma ora la porta del centro manutenzione è aperta. La scheda dovrebbe essere là. Ok, grazie mille. Ma qua non c'era un salvataggio, ragazzi? Se non sbaglio, qui, no? Salva partite, infatti. Salviamo. Tensione nell'aria, ciao And. Ciao carissimo. Ne approfitto per chiedere ad Ant se l'ha già giocato. La linea con la coda gliela devi proprio calpestare. Lo terrò a mente. No, 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 grazie mille Ultras. Sto seguendo anche i tuoi consigli. Se l'hai già giocato mi fa piacere, anzi. Avere qualcuno che l'ha già portato a termine mi rasserena. Montacarichi è tornato all'attivo. Isaac, sono Kendra. Sembra che la porta del magazzino... Dead Space mai giocato, neanche io. Però è uno di quegli horror che ho sempre voluto portare. Allora qua. E il problema è che zone che... Zone che... Ma... No, 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 no! Ma stai scherzando? Sì! No, 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 ma che cazzo dici? No, c'ho la stasi scarica. Tua madre! No, 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 no. Ah, la voce gliel'hanno messa nel 2, ma mi hanno detto che però il 2 e il 3 si allontanano... Così bravo. Il 2 e il 3 si allontanano parecchio dal primo capitolo, che il primo resta comunque abbastanza splatter. Io qua adesso non so come giocarmela, perché non ho... Ecco. Ok. Munizioni, ti prego, ti prego, ti prego. Munizioni, vai, ricarica. Ne ho tre, vai, ricarica. Non frega niente, ricarica. Possibile che siamo già andati. Possibile. Come l'ho detto. Devo prenderci la mano, Ultras. Mi servirà del tempo. Abbiate pietà, ragazzi. Perché è la prima volta che ci metto la mano. Vai. Ah beh, il montacarichi, ok. No, questi rumori qua no. Ma stiamo scherzando? Oh, ma che... Ma sei scemo? Ho 9000 punti sul canale. Ultras, se li usi tutti...
Rischiamo di portare a termine la nuova sfida entro 2 giorni, attenzione. Oh! No, 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 no! Fuori uno! Oh. Fuori uno! Ascolta, mi stai creando un po' di disagio mentale qua. No, aspettate, se ho dell'energia non mi ricordo. Energia al plasma, no. Mi serve un medikit assolutamente qua. Quanti punti devo raggiungere? Allora, la sfida sarebbe a 15.000. Con 9.000 punti canale diventeresti tra l'altro uno di quelli che ha donato più punti in questa determinata sfida. Se ti interessa, se ti interessa la tipologia di sfida proposta. Ma io so cosa farci con quell'esplosivo lì, ve lo dico. Qua, ti prego, cos'è questa? Cosa ho preso? Medikit piccolo, lo uso. Perché il problema, ragazzi, sono anche questi corridoi claustrofobici che mi permettono di giocarmela, ma sono molto, molto stretti, Allora, prima di andare avanti, intanto... la strada è qua, per forza di cose, quindi... carico merci, allora... di qua si va avanti, quindi... proviamo un attimo a... vedere cosa c'è qui in fondo. Comunque, Ultras, se tu vuoi donarne tipo 9.000, puoi già donarli, tranquillamente. Vedete voi, ragazzi, dipende sempre da... dalle vostre scelte... Guarda lì. Qui in fondo non c'è niente, mi state dicendo? Ok, andiamo avanti. Abbiamo fatto il giro in poche parole. Che pace. No, ho sbagliato io, scusate. Ok. Ti porterò... infatti, Ultra, sai che l'ho pensato? I Behemoth, ok. Ho pensato anch'io di utilizzarli. Non se n'è presentata l'occasione. Allora, qua intanto ricarichiamo. Madonna, sento le catene. Cioè, con queste cuffie poi l'effetto è... spero che si senta l'audio, ragazzi, perché... cioè, spero che lo sentiate anche voi bene. Ti venisse... ma sei scemo! Ma muori! Di quando è questo gioco? 2008. E poi dopo è partito il Dead Space 2 e 3. Che però sono due generi non già più action, non più horror. Ah, allora, lui l'ho visto. No, lui l'ho visto. Tranquilli. Scusa amico, hai finito, no? Perché ci sto prendendo gusto e ci sto prendendo anche la mano. Devo ringraziare Ultras stasera che mi sta aiutando tanto. E ringrazio anche tutti quelli connessi che stanno guardando questo. Oddio, la chiave. Qua cos'è? Munizioni. Fatemi vedere cosa ho nell'inventario, però. Ok, va bene. Meglio averla sempre carica. Crediti? Tax log? Cos'è? Giorno, eh? Ah, la fattura? Vabbè. Ah, la banca dati? Va bene. Un collezionabile, probabilmente. C'ha delle atmosfere che non mi aspettavo. Di solito con 3 colpi vanno giù. Ok, ricarichiamo. Adesso torniamo giù, ovviamente. Qua non c'è... ricarica stasi, dai. Ah no, medikit, va benissimo anche questo.
L'avevo intravisto. Una volta che è a terra, gli dai R1 con R1, il R1 per il joypad della Play, gli dai il calcio. Si è tranquilli, ecco. Allora, qua ci siamo già andati. Ah, qua mi fa tornare su. Devo usare queste bombole. Dead Space è del 2011, il 2 nel 2020, nel 2008 il 2... Ma sai perché Ultras? Io ho letto, essendo che, ragazzi, ve lo consiglio perché l'ho trovato per PC a 6 euro attraverso Origin, e mi dava 2008 come data. Nel 2011 uscì, vabbè, dopo hanno sfruttato un po' il brand, dai. Però è ovvio che... Qua cos'è? Chiave del magazzino, aprire? Non sapevo neanche averla trovata. Nodo energetico. Ok. Dai, c'è un po' di roba qua da prendere. Obiettivo completato. Ok. Posso farlo qua. Potenza equipaggiamento, vai. Vediamo cosa succede. Ah, no, era datato 2008 su Origin. Allora, lame al plasma, rig... A me, allora, diciamo punti ferita, aria. Vediamo. Abbiamo due nodi, vediamo cosa riusciamo a fare. Un rig. Allora, questo cos'è? Ah, aumenterebbe l'aria. Aumenta i punti ferita. Vabbè, perché prima devo fare questo. Ah beh, aspetta, perché lame al plasma invece vediamo... Ah, capacità. Capacità ne tiene molte di più, sì. Questa la faccio assolutamente. Ah, coi nodi si fa così. Beh, bellino. Il modulo di stasi invece sarà quello che forse potenzierò meno. Allora, è andato tantissimo, End. Però c'è da dire che il capitolo 2 e 3, essendo che ha cambiato genere, è diventato più un action e non era più così horror, splatter, survival. Non aveva tutte queste tipologie di elementi. È andato un po' scemando il brand. Tra l'altro, ragazzi, se rimanete con me fino alla fine, io gioco ancora 10 minuti, alla fine vi faccio, vorrei fare una cosa, se mi aspettate ve la spiego dopo, una specie di votazione per vedere e se vi va, non so, a me va tantissimo di portarlo come serie, se vi va magari tento di provare con l'estensione di Twitch la votazione online, se ce l'ho attiva. Oh. Ehi, amico. Ascolta. No, stai esagerando, eh. Il problema è che adesso... Vai, raccogli. Fate vedere, ma... Ne ho visto un altro, là. Aspettate che... No, ma l'ho visto. È impossibile, deve essere qui. Niente? Ma poi, ragazzi, cioè, io ho le cuffie, ma sento i suoni che vanno tipo da cuffia sinistra a cuffia destra. Dead Space Extraction, ma è uno spin-off. Cioè, non c'era più... Ne ho usati troppi, devo usarne meno. Ve l'avevo detto che c'era, ma me lo aspettavo qui. Ma non c'era più Isaac, in quel senso qua? Monta carichi, vai. Non è canonico, ok. C'è anche il rumore del montacarichi, fa cagare in mano, cioè qualcosa di... Questo ha fatto paura perché è arrivato abbastanza veloce. Era tutta un'altra storia, vabbè. Qua c'è un salvapartita che voglio fare velocissimo perché sennò... qua... Sovrascriviamo, ok. Andiamo avanti. Quella che vedi, Ang, visto che non l'hai mai visto,
È la linea che indica il percorso che dobbiamo fare. Secondo me questa è stata una genialata che è stata messa in questo videogioco. Non è stata sfruttata tanto come cosa. Secondo me è una di quelle... Ok. Secondo me è una di quelle tecniche pazzesche per indicare la via. Ah, qua c'è un salvapartito. Aspettate che la salviamo qua. Che ore sono? Sono le 10 adesso, vabbè. Salviamo qua. Chiamata, scheda mancante. Ah, la scheda dov'è che dovevo metterla? Porca miseria. No. Qua. Usa. Computer di trasporto attivo. Scheda installata. Quindi. Quindi prima di... Ah beh, ma perché dobbiamo far qua? Cambia trasporto, trasporto internave. Obiettivo completato, perfetto. Tra l'altro stiamo andando avanti bene. Vettura in arrivo sul ponte. È un gioco labirintico, claustrofobico. È molto lineare a volte, ma... È una linearità bene, che non dà disturbi. Ci dirigiamo verso il ponte, ottimo lavoro. Quattro Titan su Titan. Strana. La quarantena è cessata. Qualunque cosa ci fosse sul ponte di volo se n'è andata, per fortuna. Isaac, torna alla Kellion e preparala per il lancio. Scopriremo il possibile sul ponte e poi ti raggiungeremo. Anche perché dobbiamo ritrovare la tizia. Stai esagerando, Hammond. Questo è un suicidio. Moriremo in questo posto. Ho capito che non ti fidi di me, Daniels. Ma io ho una missione da compiere. Lui è fighissimo, cioè l'armatura che ha Isaac è fighissima. Senza di te. Allora, ci siamo capiti? Perché litigano così tanto? Cerca di farci uscire vivi. Cazzatissima. E noi torniamo a salvare qua per sicurezza. 21:58, siamo anche in perfetto orario. Facciamo così. E se rimanete un attimo con me, ragazzi, allora io intanto qua faccio esci. Continua. Vi chiedo solo un'ultima cosa. Facciamo torna a Windows. Vuoi tornare a Windows? A Windows, veramente. Qua vabbè, ogni volta che apro e chiudo sfasa un po' le schermate. Però insomma, tutto sommato è andata anche bene. Eccoci qua, finalmente. Allora ragazzi, visto che può piacere a me, insomma, diciamo... Ah, intanto, vabbè, ringrazio Manu 112 per l'host. A me piace molto e voglio portarlo come serie. Voglio provare un'estensione che ho... Fate vedere, eh? Ah, no. Devo attivarla tecnicamente. Vedo se riesco ad attivarla da qua, se mi date un attimo. Dove proviamo a votare tutti insieme se portare questo gioco come serie ufficiale del canale oppure no. Adesso devo trovare estensioni, le mie estensioni, eccolo qua. Vota, guarda, la metto qui, la mettiamo attiva imposta come facciamo. Proviamo componente 1, no? Facciamo componente 2, dai. Aspettate, che se me la fa mentre sono in live, tanta roba. Ok, allora, adesso la gestisco, se mi date un attimo. No, ho sbagliato qua, dov'è? Ah, qui, eccola. Aspettate. Question. La portiamo come... serie principale, vediamo se funziona. Ok, facciamo che abbiamo, ragazzi, un minuto per votare. Minuto e 10, minuto e 5, facciamo 60 secondi, perfetto. Create, perfetto. You can, aspettate. Ok, dovrebbe essere disponibile. Adesso vado a vedere. Ci provo, perché è una cosa che ho installato adesso. Quindi tecnicamente non so come stia funzionando. Adesso, quindi tecnicamente non so come. Allora, qua vedete. Se vedete, quando mentre va fa fate vota now. Allora, qua vedete, ok. Se vedete, quando mentre va fa fate vota now. Vediamo. No? Allora. La guardo qua così riesco a vedere bene. Preview. Allora. La guardo qua così riesco a vedere. Allora. Aspettate, ci sono. Devo solamente... Allora, facciamo estensioni, le mie estensioni. Dov'è? Qua, imposta.
Portiamo la serie di Dead Space come serie principale per il canale. Vabbè, facciamo come serie principale. Allora, abbiamo detto 60 secondi, può votare chiunque, create poll. Ok, dovrebbe essere disponibile, ragazzi, vi spiego come. Allora, vado subito a vedere. In poche parole, voi state vedendo, se la state vedendo, presumo, dal computer o dal telefono, c'è... Aspettate. Ma perché me la mette così? Facciamo così, tolgo il volo. Aggiungi il mio canale. Vediamo. Configurazione, creare estensione. No, non me l'ha messa. Niente, ragazzi. Facciamo così. Vai, fa lo stesso, la sistemerò per la prossima volta, promesso. Se però ci sta, allora, vabbè, in questo punto And dice sì. Io dico sì. Ultras ci sta, ragazzi, io la porto. Votiamo nella chat. Sì. La prossima volta, ragazzi, però, mi sarebbe piaciuto farvi votare attraverso l'applicazione di Twitch, però mi dispiace un sacco perché tecnicamente... La devo impostare, è una di quelle, una di quelle votazioni che secondo me bisogna fare, però bisogna fare online. Manu dice, ma sì, a me ha divertito tantissimo, ragazzi. È ovvio che, come avete visto, ci sono parecchi jumpscare. E, non so, avere anche l'appoggio di Ultras quando gioco mi può dare una mano con la storia. Avere l'appoggio di End, che comunque mi ha fatto compagnia, Manu, ma anche il signor Kakami, che magari ha fatto qualche clip, non lo so, adesso vedrò dopo. Insomma, io la porterò anche nei prossimi giorni, non sempre, l'alternerò ovviamente a Fall Guys e ad altri giochi. Tra l'altro vorrei finire anche Carry On entro la prossima settimana, perché così ce lo leviamo dalle balle. E quindi niente, ringrazio Ultras per la compagnia e per la guida, per avermi fatto la guida a Dead Space. Manu Black Panther per la compagnia silenziosa, ma so che c'è, che mi ha anche risposto adesso. And per le domande e l'interessamento al gioco. E poi chi devo ringraziare? Fatemi vedere tutti quelli che sono passati comunque, che hanno dato un occhio al gioco. E niente, ragazzi, noi ci rivediamo molto probabilmente. Fatemi pensare, direi, se riesco domani pomeriggio una live verso le 4, dalle 4 alle 5 la faccio, però non ci sarò né al mattino né alla sera, molto probabilmente, adesso vedo, forse la sera riesco a ritagliarmi un po' di tempo. Piccola cosa prima di andarmene, ragazzi, quando porterò Dead Space, state tranquilli che lo porto la sera, perché fa più atmosfera, sarà sempre dalle 9 alle 10 all'incirca. Va bene, belli? Allora io vi auguro buona serata, buona continuazione, buon venerdì, buonanotte se andate a letto ma è un po' presto, e noi ragazzi ci rivediamo. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e grazie ancora per i punti canale. Ciao a tutti, belli, notte notte o buona serata.